Siamo dentro. Torna a vivere dopo i lavori di riqualificazione da circa 2 milioni di euro il Palazzo De Sanctis a Letto Manopello, che è stato inaugurato ufficialmente con l'iniziativa organizzata dall'Officina del deputato Luciano D'Alfonso, dalla Fondazione Europa Prossima e dall'Associazione Pietrara Conviviale. Il palazzo è dedicato alla memoria di due personaggi simbolo del Risorgimento, il deputato Giovanni De Sanctis di Letto Manopello, patriota politico, e Augusto Pierantoni, giurista e patriota teatino. In quell'edificio produssero entrambi e condivisero idee e significativi contributi di studio e di pensiero. Con i cittadini di Letto Manopello la presenza di esponenti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, dell'università, della politica, insieme per una riflessione sulla linea sottile che lega la storia passata a quella presente e la volontà di sottolineare non solo la bellezza ma anche il futuro culturale e formativo di Palazzo De Sanctis, precisa il deputato Luciano D'Alfonso. Oggi è il tempo T1, grazie al quale presenteremo le ambizioni delle attività che coltiveremo all'interno di questo palazzo, attività riferite alla decisione di qualità. Non basta la correttezza giuridica, che è un prerequisito. Noi vogliamo anche il pensiero progettuale, sia quando c'è la decisione pubblica che la decisione privata. Serve fare formazione dedicata, ci aiuterà la LUMSA, ci aiuterà l'Università Politecnico delle Marche, la Facoltà di Scienze Politiche di Teramo, ci aiuterà anche il CASD del Ministero della Difesa, il Centro Alti Studi. Noi vogliamo 20-22 giovani laureati alla volta, portarli a riflessione in onore dell'insegnamento di Augusto Pierantoni e Giovanni De Sanctis, che con 150 anni di anticipo si sono posti i grandi temi dell'Italia Unita. Scoperte tre targhe, di cui una sottolinea il vincolo apposto dal Ministero della Cultura, Silvia Elena Di Donato, prossima referente della costituenda Fondazione De Sanctis. La giornata di oggi non solo segna la restituzione alla memoria collettiva di queste due straordinarie figure, Giovanni De Sanctis e Augusto Pierantoni, ma direi che la giornata di oggi segna anche l'inizio di un cammino di valore, di un percorso culturale volto a dare un contributo importante a chi si occupa di decisione pubblica. Tra i presenti il prefetto di Roma Giannini, che fa una digressione sulla situazione presente, sottolineando però l'importanza di iniziative come queste. È un problema, la situazione è sicuramente complessa, però penso che in Italia ci sia un sistema di sicurezza, io per quello parlo, dalle prefetture, le forze di polizia, che riesce a mantenere una buona qualità della vita ed è impegnato H24 per garantire sicurezza ai cittadini. Ritengo anche che queste iniziative di carattere culturale, di carattere storico, di riconoscimento di valori contribuiscono molto alla sicurezza del paese. Ricordiamo che Palazzo De Sanctis a Letto Manopello custodisce la bandiera della visita a Chieti di Re Vittorio Emanuele II nel 1860. La professoressa Paola De Sanctis Ricciardone, discendente della famiglia gentilizia che fece costruire il palazzo, aveva consegnato nelle mani dell'onorevole D'Alfonso la bandiera dell'Italia cucita dalla sua prozia Dorinda De Sanctis. La giornata è poi proseguita a Chieti con la presentazione al pubblico del Liceo Classico Europeo dedicato alla memoria del senatore Augusto Pierantoni.